prime sirene delle quali si ha notizia sono quelle di Ulisse. Loro fermano Ulisse in un momento che torna da un genocidio, torna da un'ecatombe che aveva provocato anche lui soprattutto, e le sirene gli dicevano qualche cosa lì. E ho incominciato a pensare qual è il messaggio delle sirene, qual è il messaggio ultimo, importante, alto di una donna, del femminile al maschile. Per me era soprattutto fermati, distogliti, fai il tuffo con noi, buttati nell'ignoto, fai il salto nell'acqua, che è il vero salto reale, concreto, non metaforico. E lui non l'ha fatto, lui si è fatto legare. Quindi è un messaggio alto, non c'entra niente con il sesso. Dopo le sirene diventano erotiche, no, dispensatrici di sesso sono altre, sono Venere, ci sono altre dee messe alla bisogna. Certo. Però per le sirene è un messaggio di mente, di pensiero, di bivio, di decisione tra la terra e l'acqua, tra il fuoco e l'aria. Merilao, lei è drammaturgo, commediografo, poeta, musicista e poi tantissime altre cose, ma soprattutto tutte queste tante cose insieme rappresentano una donna estremamente curiosa, estremamente interessata a tutto quello che la circonda. E credo, immagino che sia stato un po' da sempre, così da quando era bambina. Sì, sempre, sempre. Se non che mi mettevo in campi le false scienze, come si dice adesso, tipo esoteria, occultismo, chiromanzia, qualsiasi cosa ho letto, avida di letture, ho letto qualsiasi cosa. Lei è comunque pianista. Sì, pianista classica. Concertista. Sono stata, ho abbandonato la carriera tante volte. Per necessità, anche perché mi avevano tagliato i viveri i miei quando sono partita per Parigi, e allora mi sono impiegata in una camera di commercio internazionale, quindi facevo l'interprete non più come musica, ma facevo l'interprete di parola, l'interprete di lingue. Qual è la prima cosa che ha scritto? Che ho scritto uno studio musicologico molto serio, un saggio, che ho vinto un premio, avevo 20 anni, sul atonalismo, la dodecafonia, la politonalità, queste cose qua. Facendo un passo indietro, la sua famiglia viene proprio dall'Italia, si è trasferita a Buenos Aires? Si è trasferita a Buenos Aires, i miei già avevano fatto l'America, come si dice, il mio nome infatti deriva da quello. I miei avevano fatto l'America partendo da Milano, Genova, in Sud America, sono andati nell'anno 20 e lì hanno impiantato le prime fabbriche per fare la pasta. Se si mangia la pasta in Argentina e in Uruguay, si deve ai miei. Ma sono sempre stati in Argentina, hanno sempre vissuto? Argentina e Uruguay. E mi porto dietro questa doppiezza. E lo stesso i miei sono venuti qua, non si trovavano più bene e sono tornati là con me. Avevo 2 anni, quindi io mi sono nativizzata. Come le piante, sono diventata una acclimatata, e questo accento che ho ancora adesso, che permea qualsiasi lingua io parli, no? L'accento spagnolo è incancellabile in me, e forse è un sintomo anche di fedeltà, perché io sono milanese di nascita, ma latinoamericana di adozione, non dico neanche Argentina, perché non è Argentina, non è Uruguay, non è neanche Cuba, è l'America Latina, che in fondo è una lingua.
quando parlo del tango, io non penso allo sgambettamento, la gamba così, penso al tango come una cultura, dove c'è tutto. Per esempio, quando le mamme di Plaza de Mayo o i parenti, no? Vanno, le nonne, vanno in giro con i cartelli, dove stanno? Che si è ido? Dove stanno? Penso al tango, dove stanno, che tutto il tango è basato, le parole del tango sono ubi sunt, dove sono andati a finire, perché il tango è una canzone dell'assenza, di quello che non c'è più, è il passaggio del tempo, è una cosa molto seria il tango, una forma esistenziale direi. Tornando a Latino America, che ha abbracciato, conosciuto, valorizzato, anzi ha fatto conoscere come artista, ma anche come, tra virgolette, guerriera. Negli anni 70-76 c'era il Tribunale Russell a Roma. Dove lei era, come testimone, sì, ho deposto, sì. Per la gente che non poteva dare la faccia, io la davo. Lei ha comunque anche imbracciato il fucile a Cuba con Castro. Beh, sì. Quando Maspero, François Maspero a Parigi ha pubblicato il mio Basta, Chant de témoignage et révolte de l'Amérique latine, e l'ha presentato in bozze a Fidel Castro. E lui, Fidel Castro, dice che ha detto così, l'ha letto e ha fatto, ma questa è una agente cubana, bisogna conoscerla, bisogna invitarla. E allora mi è arrivato un telegramma e dicendo Fidel Castro ti vorrebbe a Cuba, e mi arriva un invito formale di Fidel Castro. Io non vedevo l'ora, avevo scritto meraviglie, il mondo era o bianco o nero, in quel momento io ero manichea, adesso sono un pochino più grigina, vedo i grigini anche e i beige, per non vedere tutto nero, è una maniera di salvarmi. E allora mi ha invitato, sono andata lì, immagino. Ho visto tutto il bello che mi hanno fatto vedere, tutto il meglio possibile. Che anno era? 67. E dopo ho fatto vari viaggi e la seconda volta invece sono partita con marito e figlio, il secondo anno. Di Cuba? Sì. A Cuba, lasciato il 68 qua in pieno, che l'avevo fatto in pieno, mi ero buttata a pesce nel 68, e siccome Cuba in quel momento rappresentava un faro per tutti nell'America Latina, anche il fatto che fossero militari, cercavo di attutirlo, di non irrigidirmi su questo. Questo fascino. Sì, pensavo che ci fosse. Penso che ancora non si è parlato di Che Guevara né di Fidel Castro come si dovrebbe. Non sono io, ho troppe passioni e troppi pregiudiziali, cioè questo non mi piace perché è così, perché ho visto che è così, non sono una politica diplomatica, ma penso che bisognerebbe anche per i giovani non fanatizzare, ecco. Il fanatismo è molto brutto da una parte e dall'altra. Io mi considero una rivoluzionaria, ma proprio per quello non voglio essere fanatica di nessuno, perché l'uomo non ha capito che la guerra è stupida, che i militari non hanno portato niente di buono, anche i militari peruviani che l'ho conosciuti benissimo, mi ha invitato al palazzo Velasco Alvarado nel 70, dopo il terremoto che c'era stato, che ha cambiato la faccia del Perù, che erano morte tante popolazioni. E anche loro, che li chiamavano i militari scalzi della generazione del 42, quelli che erano stati indios con i piedi scalzi, che avevano conosciuto la povertà e che avrebbero trasferito, anche lì è finito. Il potere fa male, per quello non bisogna stare tanto nel potere, bisogna cambiarsi. Cambiare. E quando penso che Fidel Castro, sono 49 anni,
che stanno in potere, allora incomincio a sospettare che c'è qualcosa che non va. C'è stato il momento poi di grande passione e amore per Federico Fellini, per il quale lei ha scritto... questo è stato dopo, sì, è stato nel 78. Sì, io ho conosciuto Fellini per un equivoco, comunque avevano detto di me che io avevo un laboratorio di il femminile musicale. Ho cercato molto anche il femminile musicale, non solo l'America Latina. La musica quando è femmina, non quante donne hanno scritto e quanti uomini hanno scritto molto di più. Non mi interessa questo, rivendicare, ma il lato femminile della musica, cioè la melodia, le ninne nanne, tanto per semplificare. E allora ho scritto Musica strega. Una ricerca ex novo, la storia della musica vista con la chiave femminile. E allora qualcuno ha scritto sui giornali che io avevo inventato la musica della vagina. Il simbolo gli era scappato un po', no? Sì, e hanno pubblicato una foto mia che in quel periodo c'avevo la permanente Black Power. Sembravo cicciona, sembravo una donna felliniana, diciamo, nella foto, ero magrissima. E allora Fellini ha boccato subito, mi ha telefonato un giorno che non potevo crederci, mi ha telefonato e mi ha detto: sono Fellini, sto cercando una persona così che faccia. Ho creduto questa cosa, una grande stizza per questo fatto qua, però mi ha procurato questa amicizia esigente e importantissima. A me Fellini ha dato la voglia di esprimermi in prima persona, di non nascondermi dietro certi schemi, certi slogan. Nel film lui mi ha messo... Qual è il film? Il film è La città delle donne. La città delle donne. Lui ha messo tutto quello che le ho proposto come musicologa, gli strumenti musicali, il grido becero dello stadio, quando del football, no? E come contrasto, le ninne nanne, i fonoliti, i sassi per terra, così. Beh, e ha messo una mia canzone che si chiama Una donna senza uomo è. Una donna senza uomo è come un naso senza officina, dei nonsensi molto ironici sulla non necessarietà dell'uomo nella definizione di donna. E la messa tutta nel film, si canta tutta, è il momento della festa delle femministe nel congresso, è molto bello. ¿Querés llorar? Llorar. ¿Querés haceros caca detrás de la puerta? Haceros caca. ¿Querés masturbaros día y noche? Masturbaros, usar las cortinas de seda de vuestro día de bienal para fregaros la cosa si queréis. ¿Queréis ver 3000 horas de deporte con los dedos en las mucosas? Hacedlo. Benditos sean lo que hacen, lo que hacen. ¿Queréis faltar al trabajo? 4 meses, 1 año, 3 años. Os comprendo tanto, os entiendo, os arrullo, os mantengo, niño mío. ¿Y dopo la rivoluzione di Havel, perché non siete tornati a Praga? Lei pensa che dopo 20 anni esistono ritorni. Serve un nuovo esilio. Non si può tutta la vita ricominciare da capo. Io sono italiana e anche fiera di sé. Una delle più grandi passioni di Mary Lau adesso è l'amore infinito per Aria. Ah, per la sua Aria, nipotina. La mia nipotina, sì. È il massimo che mi potevo aspettare. Non avrei mai creduto di poter amare una persona come questa qua. E di poter tirar fuori il meglio di me stessa attraverso di lei, no? E se mi curo, se
cerco di non eccedere in molte cose per avere un mese più di vita, lo faccio per lei.